Flavio Tosi, sindaco di Verona, riparte da Ricostruiamo il Paese, una spinta nel centrodestra per l'individuazione di un vero e proprio leader. Sì, e per ricostruire il centrodestra. Noi stiamo girando da più di un anno tutta Italia, in particolare il centro e il sud, perché il nord lo conosciamo meglio e sarebbe più facile, quindi è più importante invece essere presenti al centro e al sud Italia, per dare un messaggio che al di là della figura di Flavio Tosi sia quello di ricostruire il centrodestra. Il centrosinistra di Matteo Renzi vince perché è compatto, perché è un leader nuovo, giovane, perché ha fatto le primarie e quindi ha dimostrato agli elettori di centrosinistra che il leader se lo sono scelto loro. Il centrodestra è spaccato, una parte in maggioranza, una parte all'opposizione, una parte che non sa dove andare, con un elettorato che quindi è sfiduciato perché non si sente coinvolto e soprattutto si rende conto che nel paese c'è il centrosinistra e il centrodestra non c'è. E quindi, siccome le elezioni politiche probabilmente saranno molto a breve, perché Renzi sta forzando la mano per votare il prima possibile, e quindi è importante che il centrodestra, per rispetto della democrazia e per rispetto degli elettori di centrodestra, ci sia. L'idea quindi è di proporre delle primarie nell'ambito dell'area di centrodestra il prima possibile, primarie alle quali ovviamente anche Flavio Tosi non si sottrae. Sì, io non mi sottraggo perché ho una responsabilità della guida di una grande città da 7 anni a questa parte. E credo che la politica nazionale dovrebbe vedere protagonisti, come oggi anche il Premier, amministratori locali, perché sanno i problemi del territorio, li conoscono, hanno concretezza, non fanno demagogia, non fanno slogan, hanno concretezza, e quindi bisogna ripartire amministratori locali. Poi ripeto, non è il problema che sia Flavio Tosi che vince le primarie o che si propone, il problema è tenere le primarie anche nel centrodestra per arrivare a un paese normale. Centrodestra da una parte, centrosinistra dall'altra parte, due programmi diversi e la gente sceglie. Enea Gentili è il responsabile del Faro di Macerata, questa associazione nata da Flavio Tosi che si sta diramando sui territori e nelle varie province d'Italia. Enea Gentili è appunto il responsabile della provincia di Macerata. Quali sono gli scopi e i principi del vostro gruppo? I scopi e i principi sono quelli di portare avanti la candidatura al leader di centrodestra di Flavio Tosi, sperando che ci siano le primarie anche nel centrodestra, quelle che ad oggi ancora non riusciamo ad avere. Quindi noi crediamo nel progetto politico di Flavio Tosi di cambiare, di poter finalmente cambiare questo paese che ormai è bloccato. Io parlo da piccolissimo imprenditore, quindi vivo, voglio dire, nella quotidianità tutti i problemi che abbiamo, no? Di lavoro, di disoccupazione e quant'altro. Quindi speriamo di portare avanti questo progetto con forza, speriamo che ci siano le primarie per poter appunto portare il nostro candidato.